Tanta guagna per tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Stiltambo e sono uno dei gestori di un piccolissimo canale di YouTube chiamato Standard Gamer Sita, ma non perdiamoci in ulteriori inutili spiegazioni che comunque potrete approfondire semplicemente cliccando sul link del mio canale in descrizione e partiamo subito con l'argomento principale di questo video. Come probabilmente ognuno di voi avrà già letto dal titolo, questa serie prende il nome di Sfida delle Armi e si tratta semplicemente di una serie di episodi in cui io, con la maggiore obiettività possibile andrò a paragonare le armi di questo nuovo Call of Duty, appunto Call of Duty Black Ops 2, perché? Semplicemente per aiutare piccoli e grandi videogamers nelle loro scelte. In caso infatti si trovassero ad un bivio e fossero dubbiosi su che arma scegliere, magari tra due mitragliatrici leggere, io posso fare questi video su vostra richiesta per aiutarvi a scegliere obiettivamente quale sia l'arma migliore e più conveniente da usare in determinate situazioni. Ci tengo a sottolineare al fatto che questa serie è più vostra che mia, infatti sarete voi attraverso i commenti a scegliere quale armi vedere confrontate nei prossimi episodi. E ci tengo inoltre a sottolineare che questa serie appunto è stata già iniziata sul mio canale, quindi per episodi precedenti, per armi che di sicuro non riaffronterò, andate sul mio canale e guardate sotto la playlist La sfida delle armi. Detto questo, vorrei anche dire che in queste partite che vedete di sottofondo sto giocando in training per pura comodità. E che utilizzerò molto spesso delle statistiche fornite da Call of Duty per confrontare le armi. Questo cosa vuol dire? Come tutti noi sappiamo benissimo, Call of Duty offre delle statistiche alquanto imprecise. Quindi non lamentatevi nei commenti se le statistiche non sono perfette, io ho fatto del mio meglio e ho raccolto tutte le informazioni possibili. Detto questo, passiamo subito al confronto. Le armi che oggi andremo a confrontare sono due pistole mitragliatrici con le quali devo dire ho avuto molti problemi nel corso della mia esperienza in multiplayer, perché sono due armi che sotto diversi punti di vista si equivalgono. Si tratta del Vector K10, il nuovo Vector, la nuova versione di Vector che è nata su questo Call of Duty, e l'MP7. Procediamo dunque con le caratteristiche appunto fornite da Call of Duty. Vi ricordo che ogni puntino bianco a fianco a ogni caratteristica rappresenta il vincitore. Se i puntini bianchi si trovano da tutte e due le parti, vuol dire che le armi si equivalgono sotto quel punto di vista. Uno di questi casi è la cadenza, infatti queste due armi hanno la stessa cadenza di fuoco. Per quanto riguarda danno e portata, invece vince nettamente l'MP7, mentre per quanto riguarda la precisione, il Vector K10 sovrasta l'MP7, anche se vedremo che nella pratica non è così come dice Call of Duty. Veniamo dunque alla precisione e al rinculo delle armi. Adesso vediamo una raffica di colpi rallentata da close range, senza mirare, e vediamo che entrambe le armi hanno una precisione abbastanza buona. Mentre vediamo una raffica di colpi da mid range, tenete conto che il Vector ha 4 colpi in meno dell'MP7, quindi ha 36 colpi di caricatore al posto che 40, ma comunque l'MP7 è davvero più impreciso del Vector. Ricordo che questa fase del confronto è realizzata con classi scarne per prendere le armi nella loro purezza, quindi non ho utilizzato né wildcard, né perks, né accessori, appunto per vedere come si comportano le armi scarne senza nessun accessorio e senza nessuna aggiunta. I tempi di ricarica delle due armi mentre ci sono colpi nel caricatore sono pressoché identici. L'MP7 impiega 1,18 secondi per ricaricare, mentre il Vector impiega 1,23 secondi. Ovviamente questi paragoni non sono precisissimi, ma comunque abbastanza affidabili. Dunque vediamo il tempo di ricarica quando le armi non hanno colpi nel caricatore. L'MP7 impiega per ricaricare 2 secondi, quindi un po' di più ovviamente di quando ha colpi nel caricatore, mentre il Vector K10 impiega 1,86 secondi, quindi il Vector si aggiudica la vittoria sul tempo di ricarica, anche se veramente non cambia molto, cambia qualcosa tipo 2 decimi, quindi niente di che. Passiamo infine agli accessori consigliati. Allora, per il Vector consiglio o una canna lunga che va a migliorare quelle cose in cui il Vector è più scarso rispetto all'MP7, quindi portata e cadenza e danno, scusate, oppure un'impugnatura che offre quest'arma una precisione veramente senza confronti. Per quanto riguarda invece l'MP7, che come problemi principali ha precisione e portata, io consiglierei o un localizzatore di bersaglio, quindi un normalissimo mirino, o più semplicemente un'impugnatura che offre anche quest'arma una precisione almeno decente. Eccoci qui dunque a tirare le somme su queste armi. Allora, abbiamo visto che il Vector ha vinto per quanto riguarda la precisione e il tempo di ricarica, anche se per quanto riguarda il tempo di ricarica ha vinto minimamente. L'MP7 invece ha vinto sulle caratteristiche fornite da Call of Duty e per quanto riguarda i colpi nel caricatore. C'è da dire che i colpi del caricatore possono essere aumentati mettendo un accessorio
al vector, e quindi queste armi possono veramente equivalersi se si apportano delle modifiche appunto attraverso accessori o attraverso perk. Tuttavia, io considero un'arma molto più maneggevole e molto più utile l'MP7, in quanto preferisco avere un'arma con un danno maggiore perché in giochi come Call of Duty, che sono molto basati sulla connessione, avere un'arma che shotta magari con 2-3 colpi al posto che con 4 fa sempre comodo. Detto questo, io vi invito a lasciare un mi piace, a lasciare un commento sulle prossime armi che volete vedere in questa sfida delle armi. Ringrazio nuovamente gli amministratori di Uagna per questa grande opportunità che mi hanno offerto. Io vi invito a iscrivervi al loro canale perché è un canale veramente serio e ben organizzato, e se avete voglia di passare dal mio canale che, come già detto, trovate in descrizione. Detto questo, tanta Uagna per tutti e alla prossima da Steel Town.